Ciao a tutti ragazzi, oggi mi hanno sospeso il conto PayPal. Per chi vende online e utilizza processori di pagamento come PayPal, Stripe, l'incubo peggiore può essere quello di svegliarsi la mattina, come è capitato a me, mi sono svegliato stamattina e ritrovarsi con il conto limitato senza poter prendersi i propri soldi e senza poter ricevere pagamenti. Ecco perché oggi voglio spiegarti come ho risolto il mio conto limitato PayPal in soli 20 minuti e sono potuto tornare a utilizzarlo normalmente. Resta con me. Stamattina mi sveglio e trovo questa bellissima email da parte di PayPal. Il tuo conto è stato limitato. Quando vediamo un'email di questa ci facciamo sempre subito prendere dal panico. Non sappiamo mai cosa va a accadere. Io ricevo tantissimi messaggi su Instagram da parte vostra perché avete ricevuto il conto il PayPal limitato, perché avete una restrizione, volete sapere quanto tempo passa per risolvere. Capisco che può mettere in panico questo tipo di restrizione, soprattutto se avete soldi dentro, soprattutto se ci lavorate. Ecco perché oggi voglio condividere con voi la mia esperienza e come ho risolto semplicemente questo tipo di problema. Ho ricevuto questa restrizione alle 3 di notte circa, infatti stamattina appena sveglio l'ho vista, e alle 9.40 avevo già il conto completamente funzionante. Perché PayPal restringe i conti? PayPal può restringere i conti per tantissimi motivi, e per transazioni sospette, per sospetto di frode o semplicemente controlli di routine o cambiamenti di comportamento nelle vostre transazioni. Se vendete 1000 euro al mese e poi vendete 20.000 euro al mese così di colpo, PayPal si insospettisce e vi restringe il conto. Oppure se i vostri documenti sono scaduti vi restringe il conto. Le restrizioni possono essere di diversi livelli, dalle più semplici alle più complesse. Ho fatto un video già dedicato a questo in passato, lo lascio qua in descrizione nei suggerimenti, vado a vedere perché copro l'argomento a 360 gradi. Molti di voi che mi contattano hanno problemi con le restrizioni di PayPal, soprattutto perché i loro dati, i vostri dati non sono corretti, magari perché avete utilizzato un nome falso o un indirizzo falso per qualsiasi motivo, oppure perché siete minorenni. In questo caso purtroppo riprendersi il conto PayPal diventa molto difficile, molto più complesso. Anzi, se avete problemi trovate la mia email e il mio contatto Instagram in descrizione, sono sempre disponibile ad aiutarvi dove posso. Ma se avete invece il conto in regola, quindi i vostri dati sono corretti, non vi dovete preoccupare. Cosa mi è successo stamattina? PayPal mi ha chiesto i dati di verifica, non so perché mi sia successo così, colpo, dati che già avevano, ma non c'è stato nessun problema. Semplicemente sono andato a caricare nuovamente il documento di identità per una prova di indirizzo. Come prova di indirizzo molti si confondono, potete mettere un estratto conto bancario, un estratto conto di carta di credito, un certificato del comune che prova la vostra residenza, o la cosa più comune è una bolletta. Io infatti ho caricato una bolletta telefonica come prova di residenza. Dopo che ho caricato questi dati, PayPal mi dà il messaggio: guarda, ci vogliono fino a 4 giorni lavorativi per sbloccare il conto, il tempo che revisioniamo i documenti. Siccome io sono una persona molto impaziente, diciamo, non mi piace attendere così tanto ad avere le mie funzionalità, anche se a volte è necessario, ho fatto una cosa. Sono andato sul mio conto PayPal e ho chiamato l'assistenza. Molti non sanno come chiamare l'assistenza, mi chiedete sempre come chiamare l'assistenza, è facilissimo. Vi basta entrare nel vostro conto, cliccare su aiuto in alto a destra, poi cliccare l'opzione contattaci, poi cliccate chiamaci, vi spunta un numero telefonico con cui potete chiamare dal telefono stesso, cellulare, e seguire la voce registrata. Una volta eseguita la voce registrata, vi metteranno in contatto con un operatore, potete chiamargli dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.30 e siete in questo momento in contatto con l'operatore.
Io ho detto all'operatore: guarda, ho ricevuto questa limitazione, ho caricato i documenti, se mi puoi aiutare a velocizzare il processo. Questo sempre stamattina. E l'operatore, direttamente in chiamata, mi ha revisionato i documenti e mi ha sbloccato il conto. In soli 20-25 minuti da quando ho visionato l'email di restrizione, ho ricevuto il conto normalmente funzionante e senza nessun tipo di limitazione. Vuoi fare un chiarimento? Solitamente, da quel che so, gli operatori non verificano i documenti e le pratiche di restrizione via chiamata, via teleassistenza. Solitamente dovete attendere, però, come ho detto prima, esistono vari tipi di restrizione. Il tipo di restrizione che ho ricevuto io del controllo documenti è una restrizione molto basica, quindi dovreste essere capaci di risolvere facilmente se avete tutti i dati. Ma cosa succede se non avete questi dati? Che molti mi dicono: io non ho un conto bancario, non ho un estratto conto, come posso risolvere? C'è sempre una soluzione. Se non avete un conto bancario o non avete una prova di residenza, potete per esempio caricare la tessera elettorale. Se avete 18 anni dovreste averla, quella è una prova di residenza valida, potete caricarla. Un altro documento che mi viene in mente è andare al comune e farvi rilasciare un foglio di certificazione di residenza. Questo un comune deve per forza farvelo, non dovreste avere problemi. Attenzione, le bollette telefoniche mobile, quindi tipo Vodafone o della SIM cellulare, non sono valide, solo linea fissa. Quindi avete sbagliate possibilità. Un'altra prova di residenza può essere la carta d'identità. Ci sono carte d'identità che hanno la via inserita, la via di residenza. Ora, ovviamente, però, se voi inserite come documento, come prova di identità, la carta d'identità, non potete inserire la carta d'identità anche come prova di residenza, avete bisogno di due documenti. Quindi in quel caso dovete andare a inserire la patente come prova di identità e la carta d'identità come prova di residenza. Insomma, quello che vi serve è un documento rilasciato da terzi certificati che attesta la vostra residenza. Cosa succede se invece avete messo un nome falso? Beh, ragazzi, purtroppo se avete messo un nome falso sono fatti vostri, perché ovviamente PayPal è un processore di pagamento, maneggia soldi, ha determinate regolarizzazioni, è come salire un conto in banca con un nome falso. In quel caso, mi dispiace dirvelo, avrete perso accesso al vostro conto e con molta probabilità tutti i vostri soldi presenti in quel momento sul conto. Questo perché nei termini e condizioni di PayPal loro non sono tenuti a ritirarvi i soldi se utilizzate un nome falso. E se siete minorenni, che molti minorenni si registrano e vogliono utilizzare PayPal, mi dispiace, i termini e condizioni PayPal non permettono l'utilizzo del conto a persone che non hanno raggiunto la maggiore età. In quel caso non potrete verificare il conto PayPal, non potrete avere accesso al vostro conto. Se invece avete aperto il conto mentre eravate minorenni e ora siete maggiorenni, cosa succede? Prima di tutto, però, prima di continuare, vorrei chiederti di mettere like al video se lo stai apprezzando e di iscriverti al canale per aiutarmi a crescere. Mi aiuteresti? Stiamo crescendo come comunità e vi ringrazio a tutti per seguirmi tutti i giorni. Tornando a noi, se siete maggiorenni ma avete registrato il conto mentre eravate minorenni utilizzando una data fasulla, PayPal chiuderà il vostro conto. Però c'è una differenza: chiuderà il vostro conto, vi ridarà i soldi entro 180 giorni e vi dirà che potete aprire un nuovo conto con i dati corretti. Quel conto purtroppo non può essere più valido perché l'avete aperto da minorenni, però ora siete maggiorenni, potete aprirne un altro in modo valido, inserendo i vostri dati corretti. Ok ragazzi, detto questo, credo di aver coperto le maggiori aree di limitazione e ho condiviso con voi la mia esperienza, spero vi sia stata utile, che può esservi d'aiuto se avete il conto limitato. In tal caso potete sempre contattarmi via email e su Instagram. Vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e mi raccomando, utilizzate sempre i dati corretti e soprattutto non fate cose strane con i processi di pagamento. Perché se voi vendete cose illegali, se vendete prodotti sotto copyright, se vendete libri copiati, che ora va di moda copiare i libri, gli iBook online,
cambiare titolo, cambiare la copertina e rivenderli, ragazzi, il vostro conto verrà limitato, sicuro, perché sono attività illegali. PayPal è una società ultramiliardaria, ha algoritmi di ricerca automatici e antifrode di altissimo livello, quindi non potete farla franca. Sì, può andarvi bene un mese, due mesi, ma poi vi limita. Quindi mi raccomando, leggete i termini e condizioni e sistemate il vostro business model seguendo le linee guida PayPal. Se avete bisogno, contattatemi. Grazie di essere rimasti fino alla fine. Ciao, al prossimo video.